veramente un premio simbolico in memoria di Vittorio Pozzo, che è stato un grande allenatore, per Giampiero Ventura. Prima ti vedevo sorridere quando vedevi i filmati con Vittorio Pozzo, la fatica che facevano quei giocatori con quelle scarpe, quei palloni. No, ma soprattutto mi incuriosiva Vittorio Pozzo, che piantava degli scatti incredibili, cosa che io non posso più fare. Quindi... Però vai forte in bici, eh? Sì, quando quest'anno meno, perché con l'Europa League in realtà non abbiamo avuto neanche il tempo a volte di neanche di mangiare. L'anno scorso un po' di più. Ecco perché abbiamo tentato in tutti i modi di non andarci quest'anno, perché per poter avere un po' più di tempo per andare in bicicletta, però detto questo, nel calcio mai dire mai, quindi abbiate ancora un pizzico di speranza. Giampiero Ventura. Questo era Camille Glick. Che chiaramente inviterei qui sul palco. Allora Camille, una serata particolare. Un anno fa abbiamo festeggiato, si può dire festeggiato, insomma abbiamo ricordato la memoria di Giorgio Ferrini, e a Cristiana gli ho detto, beh, io per Giorgio devo comunque istituire il premio Giorgio Ferrini, perché mi sembra giusto ricordare questo grande capitano. Però al di là di questo, noi aspettiamo i gol ancora col Milan e col Cesena, eh? No, per il momento va bene, sono contento sicuramente per quelli gol che sono riuscito a fare, soprattutto che praticamente tutti che ho fatto ci hanno dato almeno un punto, in maggior parte dei casi hanno regalato le vittorie, quindi diciamo che sono stati gol importanti per me e per la squadra, che è sicuramente molto, molto importante. Poi se li faccio gol io o li fa gol qualche altro, per me sinceramente non è tanto importante. Senti, ma tu lo sai che sei insostituibile, cioè qui da Torino non ti muovi. Tu sai cosa successe quando dissero che Meroni doveva andare via, doveva passare forse nell'altra squadra di Venaria? Cioè, il popolo granata si sollevò completamente e il presidente di allora fu costretto, tra virgolette, ma aveva anche piacere di trattenere Gigi Meroni, nel Toro. E mi sa che tu qui ci rimani, eh?
Rimani sempre a Torino, in maglia granata. No, cioè la gente vuole così. O sbaglio? Sai cos'è? Giorni fa è venuto Junior, Leo Junior, sì, e gli ho detto, ma Leo, ti rendi conto che tutte le volte che vieni qua non ti sembra di vivere il carnevale di Rio? Lui mi fa, ma certo, qui nel Toro sono tutti allegri, mi amano sempre. Cioè, e questa è la gente granata. La gente ti ama, Camille? Te ne rendi conto? No, non, cioè, in senso, mi sento molto bene, no, a Torino. Io, mia famiglia, tutti insieme, quindi abbiamo passato già 4 anni molto belli, importanti, ricchi di emozioni. Penso che sono stati in maggior parte questi belli emozioni. Quindi poi il mio futuro, cioè, penso che qui sono presenti personaggi più importanti, però niente, no, cioè, ho altri due anni di contratto e penso di rispettarli. Poi ripeto quello che ho detto anche in altre occasioni, dopo la stagione sicuramente arriva un momento di sedersi sul tavolo, bere un caffè con dirigenti e decidere cosa vogliamo fare. Tu incarni realmente, e lo dicono tutti i tifosi del Toro, ma anche tutti i giornalisti, anche tutti gli ex giocatori, tu incarni realmente la maglia granata. Quella grinta che è tipica dei granata. No, cioè sicuramente sì, Thiago Silva non sono un giocatore di questo livello, sto cercando di lasciare sempre il massimo al campo e in tutti i giorni in allenamento lasciare tutto il cuore e poi cercare di lavorare bene soprattutto, e poi se questo che faccio è apprezzato, ancora meglio. Natalino voleva dirti qualcosa. Beh, intanto dalla sua altezza da capitano, ma io gli ho fatto sempre i complimenti, però è un giocatore che con un fisico così, io infatti l'ho detto l'altra volta, fa pochi falli, però glieli fischiano lo stesso anche se non li fa. Non so il perché forse la maglia del Toro, però è sempre, quando entra pulito, ha il tempo da arrivare, poi chiaramente qualche volta subisce qualche fallo, ma non reclama mai, cioè questo io quando sono fuori, pensando magari a qualcun altro, avrebbe delle reazioni, invece non c'ha mai reazioni, c'ha questo comportamento che veramente col calcio d'oggi è da apprezzare. Io infatti l'avevo detto in un'altra, quando mi hanno fatto un'intervista finita la partita, ho detto, ma questo con un fisico così, io penso che adesso ci sono le televisioni, ti fanno vedere tutto, ma prima sicuramente qualche mio collega qualche fallo in più l'avrebbe fatto. Lui invece arriva sempre a giocare, a prendere palla, e qualche volta subisce anche fallo, non reclama mai. Questo veramente è una cosa che gli faccio i complimenti, perché merita veramente un complimento da uno che io, insomma, qualche fallo lo facevo, devo dire la verità. Senti Camille, l'ultima domanda. Mister Ventura, quanto ti ha fatto crescere? Perché noi ti abbiamo visto i primi tempi a Torino, poi man mano, anno dopo anno, tu, Darmian, che eravate giovanissimi comunque, perché poi dicono, il mister non lancia mai i giovani. Io dico sempre, guardate che Darmian e Glick, tra i tanti, erano giovanissimi quando sono venuti qui al Torino, e vi ha lanciati lui. No, non c'è niente da aggiungere, diciamo, no? Ormai lavoriamo 4 anni insieme, penso che stagione dopo stagione sono riuscito a fare sempre, penso, meglio, quindi io ripeto anche quello che ho detto in altre volte, che mister Ventura sicuramente è mio padre calcistico, mi ha fatto crescere come giocatore, come uomo, come persona, quindi posso solamente ringraziare a mister per quello che ha fatto per me, per la squadra e per quella società. Va bene Camille, parlavamo prima del premio Giorgio Ferrini, e chiaramente abbiamo pensato ad un capitano, ad un grande capitano, poteva avere solo questo premio. Questo è il primo premio Giorgio Ferrini che abbiamo voluto io e Cristiana chiaramente dare a Camille Glick.
Grazie Camil. Grazie. Sempre col toro. Vero? The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. E io direi di far venire Moreno Longo qui sul palco. Buonasera a tutti. Beh, innanzitutto ti ringrazio per i complimenti, per la presentazione e per la possibilità che mi dai stasera di poter essere qui insieme alla prima squadra, perché penso che lo spazio stasera non sia mio ma sia del settore giovanile, sia dei ragazzi che stanno lavorando per ritagliarsi comunque uno spazio importante per il loro futuro e soprattutto per tutti quegli allenatori che hanno lavorato prima di me su questi ragazzi per cercare di renderli pronti anno dopo anno. Dico spesso che sono nel settore giovanile l'ultimo anello di una catena che grazie a persone come dicevi prima tu, come Comi e Benedetti negli anni passati e come Massimo Bava adesso, abbiamo cercato di formare un settore giovanile con dei valori prima di tutto umani, per poi dopo proseguire naturalmente con quelli tecnici e di questo credo che tutti quanti insieme dobbiamo ringraziare il Presidente che ci dà l'opportunità ancora oggi di poter lavorare presso una società prestigiosa, ma soprattutto anche per noi da ex Granata, della società che ci ha dato tanto e penso tutto nella nostra vita professionale. Per quanto riguarda... Grazie. Per quanto riguarda i risultati calcistici di quest'anno, naturalmente siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo, perché anche per noi della Primavera non era facile ripetere una stagione come quella dell'anno scorso, dove per pochissimo non abbiamo centrato un grande obiettivo. Io credo che vada sottolineato il fatto che questi risultati, senza nulla togliere al passato glorioso del Torino, abbiano davvero un valore aggiunto, perché il calcio è un pochino cambiato anche nei settori giovanili e oggi competiamo con realtà davvero, davvero forti sotto tutti gli aspetti, quindi se nel passato spesso e volentieri eravamo noi le squadre da battere, oggi le squadre da battere sono altre e quindi io credo che lo spazio che si sia ritagliato il Torino oggi anche nel settore giovanile vada sottolineato ancora una volta, perché non è stato davvero facile. Thank you.